Massimiliano, si fa fatica a farti le domande perché davvero oggi si doveva vincere largamente. La tua squadra ha schiacciato questo Napoli blasonato che veniva qui a fare esibizione, invece alla fine ci troviamo ancora a 0 punti. Incredibile. Come si fa a gestire queste situazioni, Massimo? Come si fa? Bisogna acquisire la consapevolezza che stiamo facendo delle prestazioni importanti. E questo per noi deve essere la base sulla quale poi costruire il lavoro della settimana. Poi settimana, giochiamo tra 2 giorni per prepararci alla prossima partita. È chiaro che non basta, ci stiamo rendendo conto che queste prestazioni che stiamo facendo importanti non sono sufficienti, quindi dobbiamo ancora migliorare, alzare la nostra asticella e cercare di curare ancora più attentamente i dettagli. Che devo dire, oggi nella fase difensiva qualcosa abbiamo da sistemare sui 3 gol presi e dobbiamo cercare di trovare un pizzico di fortuna in più nella fase conclusiva. Devo dire che oggi la squadra, anche sulle scelte degli ultimi passaggi, non mi è dispiaciuta. Forse abbiamo sbagliato un paio di 3 contro 2 la scelta, ma parliamo di dettagli. La squadra secondo me si è espressa bene. Secondo me in questo momento sinceramente manca forse anche un po' di fortuna, no? Perché per quanto riguarda la prestazione io sono molto soddisfatto della prestazione. Ripeto, dobbiamo pretendere di più da noi stessi, curare con ancora più attenzione alcuni dettagli che in questo momento ci costano il risultato, anche perché facciamo fatica a buttarla dentro. Massimo, cercare il pelo nell'uovo, molte volte ci si cerca la conclusione troppo velocemente, invece magari di cercare di portare l'uomo da solo davanti alla porta, come hanno fatto loro col primo gol. Spesso si cerca troppo la conclusione della distanza. Ma io non credo sia questo il problema. Non dimentichiamo che affrontavamo una squadra che dal punto di vista qualitativo probabilmente insieme al Pesaro è la più forte squadra del campionato. Noi non possiamo... Nonostante la sua classifica, Massimo. Esatto, nonostante la classifica, è un organico di valore assoluto. Quindi noi non possiamo, come termine di paragone, utilizzare il Napoli. Dobbiamo guardare la prestazione complessiva. E secondo me nella prestazione complessiva oggi noi siamo stati più bravi del Napoli, perché lo dicono i numeri, con ogni probabilità poi analizzerò la partita, ma noi abbiamo creato molte più occasioni di loro. È chiaro che poi c'è la qualità degli avversari che magari in meno occasioni riescono a capitalizzare di più perché hanno grandissimi giocatori di grandissima qualità ed esperienza, ma io sono molto soddisfatto dei miei giocatori e sono sicuro che continuando a fornire questo tipo di prestazioni i risultati non possono non arrivare. Come si gestisce questa situazione comunque di scoramento dei ragazzi, perché lavorare tanto, no. Giocare bene, ma trovarsi a 0 punti dopo 4 partite. No, noi non dobbiamo avere nessuno scoramento, noi siamo consapevoli delle prestazioni che stiamo facendo, siamo anche consapevoli di dove dobbiamo migliorare. Però scoramento, non voglio sentire questa parola da nessuno dei miei giocatori, perché i miei giocatori devono partire da questa prestazione per costruire le prestazioni a venire. Se noi ci facciamo prendere dalla sfiducia, allora è bene che lasciamo il sacco fuori dal palazzetto. Io e i miei ragazzi abbiamo una grandissima fiducia e siamo certissimi che attraverso queste prestazioni, migliorando alcuni dettagli, noi porteremo a casa i nostri risultati e lotteremo per raggiungere il nostro obiettivo. E giovedì si va a Pesaro, candidata alla vittoria del campionato. No, innanzitutto c'è un'aberrazione del calendario, non capisco come noi siamo obbligati a giocare, unica squadra, a giocare venerdì dopo 48 ore dalla gara di oggi. I nostri avversari avevano lo stesso problema, loro hanno spostato la partita e a noi la divisione non ci sposta la partita, non comprendo la decisione. Capisco le esigenze del Pesaro che ha il problema del main round di Coppa dei Campioni, però la partita andava rimandata assolutamente, perché si rischia di compromettere l'integrità fisica dei giocatori e per noi questo sarebbe un grandissimo problema. Grazie Massimo. A voi.